I commenti della signora Krakue arrivano quando Meghan avrebbe ricevuto l'approvazione ufficiale preliminare per rilanciare il suo blog sullo stile di vita. Il principe Harry e Meghan Markle stanno cercando di porsi come progressisti legittimi attori di buona volontà mentre entrano nella fase successiva della vita al di fuori della famiglia reale. Parlando con Sky Australia, la scrittrice ed emittente televisiva Esther Krakue ha risposto all'annuncio che Meghan Markle è pronta a rilanciare il suo blog di Lifestyle Fatigue dopo una pausa di 6 anni, secondo The Mirror. La signora Krakue ha dichiarato: è pronta a lanciare questo blog sullo stile di vita e a competere con artisti del calibro di Jessica Alba e Gwyneth Paltrow. È molto strano perché in realtà non è una donna d'affari legittima, ha trascorso una parte significativa della sua vita adulta come attrice, quindi sarà molto interessante vedere cosa ne farà. Aprire un blog sullo stile di vita non è esattamente l'apice del lavoro progressista, ma stanno cercando una causa legittima perché si rendono conto che ora tutto ciò che faranno sarà legato alla famiglia reale e al fatto che hanno trascorso gli ultimi 2 anni a lamentarsi di loro. Il principe Harry e Meghan Markle sono stati criticati pesantemente negli ultimi mesi dopo l'uscita di Spare, il libro di memorie del principe Harry, in cui fa diverse accuse su Re Carlo, la regina Camilla e il principe William. A seguito di queste accuse, la loro popolarità è crollata, sia nel Regno Unito che all'estero. La signora Krakue ha aggiunto: si sono letteralmente arricchiti della loro storia con la famiglia reale più e più volte, hanno intervistato alcuni svampiti a Hollywood, che comunque stanno rapidamente perdendo interesse perché stanno diventando meno rilevanti come i giorni passa. Di conseguenza, la loro partecipazione all'incoronazione di Re Carlo di questo maggio è in dubbio.